L'idea nasce proprio perché noi, anzi soprattutto io a volte dalla parrucchiera, dal barbiere, stavamo, compreso anche mia moglie, più di un'ora, due ore ad aspettare in fila. E nasce questa idea che poi è stata realizzata da un carissimo mio amico, si chiama Antonio Simonelli, che è il programmatore. Funziona che al momento che io voglio andare dall'esercente c'è un tasto prenota molto semplice, l'app viene scaricata da tutti gli store, sia Apple Store che anche su Android, c'è un tasto prenota, trovo prima l'esercente, mi prenoto e lui mi mette in una fila virtuale, mi dice quante persone ci sono davanti a me, quindi, e mi dà un numero di prenotazione, mi dice quante persone ci sono avanti e con un ipotetico orario in cui posso andare presso l'esercente. Tutto dal telefonino, comodamente in poltrona. Noi abbiamo già predisposto l'app che possa gestire anche altre categorie professionali, estetisti, medici, pizzaioli, un po' tutte le categorie che hanno una fila. Con Amaca è stato il vantaggio sia per noi che lavoranti, e per me titolare di questo negozio, che per i nostri clienti che evitano le file lunghissime. Amaca ti distribuisce, ti aiuta proprio in questo, distribuisce tramite le prenotazioni online il lavoro di tutta l'intera giornata. Innanzitutto una grande sfida, la sfida di Amaca, ma anche la sfida della città metropolitana, insieme a quella che è tutta l'amministrazione, in particolar modo la sfida anche del sindaco De Magistris, la capacità di creare un sistema di vita intelligente, ma soprattutto che migliori la qualità della vita.